luogo della Casa delle Culture oggi. Quanto aperto? No, mai più. Impossibile. Mi piace, gli hai speranza. Non mi piace. Intanto partiamo dalle emozioni, quali sono quelle che vivete oggi? È una giornata molto triste e ci rammarica vedere comunque la struttura così vuota. E oggi è proprio una giornata spoglia di persone e poi siamo proprio in fase di trasloco, quindi le ultime ore si percepiscono. Sapete dove andare adesso? Non so dove andare, non so dove trovo, non so. Servizi che secondo te verranno a mancare e che si sentiranno di più, quali sono? Sicuramente dopo scuola, sono tanti bambini che in questi anni vengono, insomma, due volte a settimana per tutto il percorso scolastico, i corsi di lingua italiana, perché ancora comunque non si è trovata una nuova collocazione a un'altra struttura. Quello che a me fa veramente, mi deprime, vorrei dire, per non di peggio, è questa assenza di interesse, questo silenzio e questa mancanza di risposte che l'amministrazione ha dato, perché, come diceva prima Anna, il perché. Non c'è un perché, se non una rabbia politica che porta solo a distruggere qualcosa che forse invece aveva anche dei pregi. Senti, quante sono le associazioni che oggi praticamente sono senza casa? Siamo su una decina, dai, 10-15 associazioni che ormai per ora, insomma, non hanno destinazione. Voi dite non c'è stata una spiegazione, l'unica che forse velatamente è stata data è una ragione economica. Io mi sembra di ricordare che il sindaco disse costa troppo. Le associazioni all'interno del comitato si erano rese disponibili a una trattativa anche da questo punto di vista, comunque sia riaprire un bando con cifre differenti. La regione era disponibile anche a un finanziamento, almeno in parte, di tutto il progetto Casa delle Culture. Non c'è stata la volontà. Cosa si mette dentro queste scatole? Dentro queste scatole si mette tanti bei ricordi, tanti volti di persone che comunque si sono rivolte a noi, si sono trovate bene e sono tornate durante questi anni.